Ciao! Sai che è uscito il nostro magico libro Racconti di Natale? Troverai un sacco di storie magiche fantastiche, illustrazioni che ti faranno volare con noi nel periodo più bello dell'anno. Clicca sul link nella descrizione del podcast per scoprire di più oppure cerca su Amazon Racconti di Natale Podcast. E intanto, buon ascolto! Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. Uno dei re magi. No, non crediate che io sia un mago da fiaba. No. Non ho bacchetta fatata, né faccio incantesimi. Nel nostro paese, che è la Persia, mago vuol dire sapiente, cioè studioso. Anche noi avevamo molto studiato, specialmente sul libro chiamato Avesta. Le nostre spalle si erano incurvate su quel libro. Le nostre barbe erano diventate bianche nello studio. Il libro annunziava la venuta di un saggio signore o di un vittorioso liberatore degli uomini. Prima di noi, generazioni e generazioni di sapienti avevano atteso questo miracoloso personaggio, ma sempre invano. Ormai eravamo vecchi e temevamo di dover chiudere gli occhi senza aver visto il liberatore. Guardavamo in cielo, in attesa di un segno annunziante la sua venuta. Ed ecco una stella di straordinario splendore farci segno di seguirla. Partimmo felici. Montati sulle migliori cavalcature e vestiti riccamente, con le corone in testa e i doni in mano. Beh, non sarebbe stato conveniente presentarsi a quel gran personaggio senza regali. Uno di noi prese una coppa d'oro, simbolo di potenza regale. Un altro prese un'anfora piena di incenso, simbolo d'onore sacerdotale. L'altro ancora prese un calice di mirra, simbolo di redenzione. La stella ci faceva da guida. Nessun corteo aveva mai potuto vantare un simile battistrada. Valicammo monti, attraversammo pianure, guadammo fiumi e incontrammo città, senza che la stella accennasse a fermarsi. Giunti a Gerusalemme, il re Erode fu avvertito del nostro arrivo. Seppe che cercavamo il re dei Giudei e chiese ai suoi sapienti: «Dove dicono i libri che deve nascere un redentore?» Anche gli ebrei avevano un libro chiamato Bibbia, dove era annunziata la venuta del Salvatore. Perciò i sapienti risposero al re Erode: Betlem sarà la sua culla. Andate a Betlem, ci disse Erode, e al ritorno mi narrerete di lui. Riprendemmo a viaggiare, e la stella viaggiava con noi, finché non si fermò sopra una povera stalla. Trovammo il bambino fasciato e deposto nella mangiatoia, fra due animali. Quale abbandono e quanta miseria! Il re del mondo giaceva su paglia trita, senza corte d'attorno e senza onori. A quella vista la nostra sapienza si confuse. Avevamo sperato di trovare un potente re in una reggia sfarzosa, in mezzo a ricchezze e a splendori. Vedendo tanta umiltà, ci sentimmo umiliati. Mettemmo fuori i nostri doni, oro, incenso e mirra. Il bambino ci guardò, come per accettarli, ma noi sentimmo che non bastava offrir solo quei doni. Egli non s'appagava né d'oro, né d'incenso, né di mirra. Voleva insieme il nostro cuore, e lo voleva ripieno di quella ricchezza che non si estingue mai.
e che si chiama amore. A questo amore, che si traduce in carità, la nostra scienza di vecchi sapienti non aveva mai pensato, ce lo insegnò un bambino, nato da poco, in una stalla, con un sorriso che ringiovanì il nostro vecchissimo cuore. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi. E mi raccomando, non perderti il nostro libro, Racconti di Natale. Alla prossima storia!